Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG Prima. Sono 16.310 nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un centinaio in più rispetto alla giornata di ieri. E quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute riguardante la situazione epidemiologica italiana. Nelle ultime 24 ore i deceduti sono stati 475, ieri 477. Sono 81.800 le vittime dall'inizio della pandemia. I guariti invece sono oggi 16.186, casi attualmente positivi 557.717. I tamponi effettuati invece 260.704. Arriva puntuale anche il bollettino odierno dell'unità di crisi regionale della Campania sui contagi Covid. Nelle ultime 24 ore si registrano 1.132 nuovi casi su 14.611 tamponi effettuati, di cui 11 antigenici. Sono invece 23 i nuovi deceduti, 9 nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nella giornata di ieri, che fanno salire a 3.358 il totale delle vittime da marzo 2020 ad oggi. I guariti invece sono 1.488, nei 1.132 positivi del giorno il bollettino della regione evidenzia che ce n'è uno identificato da test antigenico rapido. Ci sono 1.037 casi risultati asintomatici, mentre soltanto 94 sintomatici. Ripartono i lavori al cantiere del Policlinico di Caserta, dopo una lunga fase di stallo che ha generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Lo scorso 17 dicembre l'Università Van Vitelli, insieme al sindaco di Caserta, Carlo Marino, avevano annunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti, non solo della regione Campania e della città, ma di tutto il Mezzogiorno. E così, infatti, è stato, nonostante il prosieguo dell'emergenza Covid-19. Questa mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino, presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e rettore dell'Università della Campania Luigi Van Vitelli Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo le nostre interviste proprio al presidente De Luca e al sindaco Marino. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore. C'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Una giornata, una mattinata molto importante, ripartono i lavori, riparte il cantiere del Policlinico. Non è solo una ripresa di lavori, una ripresa di sviluppo, di occasioni per i nostri giovani, del diritto alla salute. Vogliamo combattere questa emergenza pandemica facendo riprendere un'opera straordinaria che era ferma da anni, si sono risolte le sue difficoltà, i suoi prospetti giuridici, si è arrivato a discutere con l'ANAC, con l'anticorruzione, con una transazione importante, con l'azienda che è riuscita a ripartire e oggi avremo 32 mesi, un cantiere certo,
lavorazione ogni mese per circa 3 milioni e mezzo di lavori e già pensiamo alle infrastrutture intorno al Policlinico. Il Policlinico sarà il nuovo rinascimento della città, sarà la prospettiva e il futuro di perché i nostri giovani dovranno rimanere in questa terra, 500 posti per curare la salute, ricerca, didattica, fra un anno avremo già la didattica e l'università che vivrà in questa struttura e soprattutto già stiamo immaginando quelle che sarà sia la metropolitana leggera che servirà il Policlinico, sia tutte le infrastrutture a gomma che dovranno ancora crescere di più, non tanto l'interconnessione con la città, ma anche la rete regionale che colleghi il Policlinico all'intera Campania. Io penso che questa è una delle grandi opere della Campania, farla ripartire e farla riprendere quella che era la sua prospettiva e il suo futuro è non solo un'occasione per Caserta ma un'occasione per l'intera regione. Sindaco, abbiamo visto al piano superiore il plastico, un progetto veramente ambizioso che conferma Caserta e la Campania un po' il fiore all'occhiello anche per quanto riguarda la sanità, con l'obiettivo proprio, come ha detto lei, di porre in luce anche le eccellenze del territorio. Assolutamente sì, noi già stiamo immaginando e abbiamo già realizzato tutte le infrastrutture per fare un piano di insediamento produttivo nelle aree antistanti del Policlinico, ci sarà un polo tecnologico sanitario che aiuterà e sosterrà le azioni di governance all'interno del Policlinico e soprattutto porterà lavoro per non solo in questa grande opera, già adesso ci saranno tanti lavoratori dentro, ma soprattutto lavoro per il futuro. Noi dobbiamo guardare l'attuale esigenza ma già pensare alla prospettiva. Questa è la visione, questa è la strategia, questa è la voglia che vogliamo costruire per Caserta. C'è da fare ancora molto e noi vogliamo continuarla. Importante anche la sinergia che si rinnova tra ovviamente il Comune di Caserta, la Regione Campania, l'Università Luigi Vanvitelli. Si è creato un asse fondamentale, non solo una filiera istituzionale, governo nazionale, regionale e comunale, ma soprattutto anche gli stakeholders del territorio. L'Università non solo è conoscenza, non solo è cultura, non solo è ricerca, ma anche è un'occasione di creare lavoro sul territorio. Lo vogliamo fare, lo facciamo insieme al Presidente De Luca, insieme al Rettore Nicoletti. Non voglio qui ricordare anche il grande lavoro che fece il Rettore Paolisso per arrivare a questo punto e oggi possiamo, grazie anche al Comune di Caserta che ha già realizzato tutte le infrastrutture a sostegno del Policlinico e già ne vuole fare ulteriormente altre, possiamo costruire il futuro, non solo un futuro di idee, di proposte, ma anche di occasioni. Importanti novità sulla consegna dei prossimi vaccini da parte di Pfizer e BioNTech, che hanno annunciato un piano per ridurre a una settimana i ritardi della distribuzione, dilatati fino a 3-4 settimane. Il piano infatti permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi nel secondo trimestre, scrivono in un comunicato ufficiale. Torneremo al calendario iniziale di distribuzione all'Unione Europea a partire dalla settimana dal 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio, prosegue la nota. Per farlo, alcune modifiche al processo di produzione sono ormai necessarie. Il calo della fornitura da parte di Pfizer colpirà anche la Campania, ma la Regione ha avuto tante rassicurazioni. Stamattina, spiega Ugo Trama dell'unità di crisi della Regione Campania, Pfizer ha comunicato il piano per non ridurre le quantità consegnate all'Europa e infatti anche io ho avuto un contatto con il responsabile che mi ha rassicurato sulla questione. Evidentemente le pressioni del commissario Arcuri hanno avuto effetto. Ieri anche il presidente De Luca aveva avuto un contatto con lo stesso Arcuri per esprimere la sua preoccupazione. Una riduzione ci sarà dunque nella consegna a inizio settimana. Era previsto l'arrivo di 36.000 dosi, ne arriveranno circa 32.000. Un calo però che non preoccupa l'unità di crisi, a patto che dal 25 gennaio tornino le dosi pattuite. Le rassicurazioni ricevute, conclude Trama, sono importanti perché in caso di un forte slittamento delle consegne avremmo dovuto rallentare la somministrazione della prima dose di vaccino e quindi anche nel richiamo. Ora invece possiamo tornare alla piena programmazione e speriamo che per metà febbraio si possa passare già alla fase 2.
221 flacconi del farmaco al cover nascosti in diverse stanze di una casa all'interno di buste di plastica. E quanto hanno scoperto a tre case nel napoletano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno. La pericolosa sostanza psicotropa, conosciuta come droga da stupro anche ecstasy liquida, con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, era conservata in fiale di diverso volume. La droga nell'abitazione di un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, è stata trovata anche grazie a Willy, un pastore tedesco del nucleo cinofili, addestrato all'invenimento anche delle droghe sintetiche. Controlli sono messi in atto dai militari dei comuni dell'area vesuviana sud-orientale di Trecase, Tersigno e Ottaviano. Franco Letteri, l'uomo ucciso ieri sera a coltellate ad Ascoli Piceno, residente da tempo nella città marchigiana, era un ex collaboratore di giustizia. Il 56enne di Salerno si era infatti trasferito dalla Campania, dove era stato coinvolto in alcuni fatti connessi alla criminalità organizzata, tanto da aver avuto una condanna per associazione a delinquere. Aveva collaborato con la giustizia, vivendo per un periodo sotto protezione che però gli era stata tolta da tempo, e aveva infatti ricevuto una somma di denaro per trasferirsi lontano dalla Campania. Si era quindi stabilito ad Ascoli. Il suo pregresso giudiziario non viene però al momento in alcun modo collegato con l'omicidio di cui Lettieri è stato vittima ieri sera e per il quale è in carcere Petre Lambrù, 57enne muratore rumeno, anche lui residente ad Ascoli Piceno. Consueto bollettino pomeridiano anche per l'ASL di Caserta sui nuovi casi Covid delle ultime 24 ore. I contagi odierni registrano 155 nuove positività e lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. I tamponi processati sono 1833 con una percentuale di incidenza pari all'8.4. I guariti sono 136, mentre continuano ad aumentare i decessi, altri 8 quelli certificati nell'ultimo bollettino, che porta il totale a 562 da inizio pandemia. Le comunità colpite dai decessi sono Aversa, Grazzanise, Lusciano, Maddaloni, Parete, Portico di Caserta, San Marco Evangelista e Sparanise. Le città con il maggior numero di attualmente positivi della giornata di oggi sono Maddaloni con 21, Marcianise 11, San Nicola la Strada con 9 e Mondragone con 8. Nel pomeriggio di ieri la polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capovetere ha intercettato un pacco postale sospetto destinato ad un detenuto italiano. A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria con Michele Vergale, che da anni denuncia le difficili condizioni di lavoro che si svolgono proprio nel penitenziario sammaritano, con pochi mezzi di prevenzione e senza personale sufficiente. A insospettire sulla natura del pacco è stata la continua richiesta fatta da alcuni detenuti ristretti nella stessa sezione del destinatario all'agente nel chiedere informazioni sull'arrivo dello stesso. Il pacco sospettato è stato quindi sottoposto a rigido controllo degli agenti della polizia penitenziaria addetti alla corrispondenza in entrata e in uscita, e dopo un accurato controllo hanno rinvenuto un grande quantitativo di sostanza stupefacente sparsa in piccole dosi all'interno della cintura dell'accappatoio. Dalle analisi effettuate sulla sostanza risulterebbe essere di tipo hashish, di 14 grammi circa di peso. Ennesima truffa scoperta da Striscia la Notizia: una scuola di Pastorano regalava punti ai professori in cambio di soldi. I docenti si pagavano infatti da soli contributi e stipendi in cambio di punti utili per scalare le graduatorie utili statali. Il protagonista della vicenda è sempre lo stesso, Mister Sparadiplomi, un uomo scoperto da Striscia la Notizia lo scorso 15 gennaio. Nel primo servizio andato in onda, l'inviato Luca Bete si è recato a Pastorano ed è riuscito a beccare l'uomo in un bar. La calma è durata pochissimo, infatti l'indiziato, non appena ha visto Bete entrare nello stesso bar, si è subito allontanato dal locale in compagnia di un amico, ha poi fermato un'auto della polizia municipale che stava transitando in zona ed è praticamente salito a bordo. Dopo pochi minuti poi è sceso dalla stessa vettura e si è nuovamente allontanato, ma non contento l'amico si è scagliato violentemente contro Abete e la sua troupe, minacciandolo di gravi ripercussioni. Alla fine, per fortuna, gli animi si sono placati e l'inviato ha invocato l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine allo sfruttamento lavorativo della scuola paritaria di Pastorano.
Giornata di vigilia invece per il Napoli, che si prepara a una settimana di fuoco. Prima la sfida di domani al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro la Fiorentina, poi il big match in Supercoppa mercoledì contro la Juventus. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare su Osimhen, ancora positivo al Covid, e sullo squalificato di Lorenzo, mentre recupera Mertens e Koulibaly. Intanto ha parlato del match il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Contro una squadra forte come quella di Gattuso bisognerà avere lo stesso atteggiamento propositivo e giocarla a viso aperto, dichiara. Con Ribéry e Callejon abbiamo qualità in questo momento, devo insistere su questa strada. Ho l'obbligo di saltare la qualità di questi ragazzi, il modulo va letto bene, altrimenti si crea una spaccatura tra attacco e difesa. Una squadra deve avere un suo assetto preciso, ha continuato. La presenza di Commisso è importante, ti dà carica e stimola. Quando ci sono queste presenze, i calciatori sanno che devono dare ancora di più. Gattuso, Rino è stato straordinario a recuperare Lozano, che aveva trovato difficoltà nei primi mesi di Napoli, ma soprattutto è stato bravo a motivare i suoi giocatori. Dalla Serie A passiamo anche alla Serie C, Girone C. Vigilia, ma questa volta di derby anche per la Casertana, che domani pomeriggio affronterà in trasferta la Paganese. Mister Guidi recupera un po' di uomini chiave che hanno superato il Covid. 20 rossoblù a disposizione per la gara del Torre. Tornano Castaldo, Fedato e Buschiazzo. Ancora 8 invece Bordin, Cavallini, De Sarlo, Ciriello, De Lucia, Pacilli e Varesanovic. Mentre il neoacquisto Rillo sarà a disposizione dalla prossima settimana. A presentare la gara è proprio il tecnico rosso-blu in conferenza stampa alla vigilia, Federico Guidi. Ascoltiamolo. Sì, è una partita importante. Come già vi avevo detto nel post-gara, la mia testa era già orientata su Pagani. Sappiamo dell'importanza della partita, sappiamo delle difficoltà che incontreremo. Non è banale il fatto che abbiano cambiato l'allenatore un paio di giorni fa, perché questo sicuramente all'interno dello spogliatoio potrà dare qualcosa in più per quanto riguarda la motivazione e la voglia di farsi vedere per ogni singolo calciatore, oltre chiaramente all'importanza della partita che anche loro conoscono in chiave classifica. Però devo dire che la squadra, come al solito, ha fatto una settimana molto bella. Io ho chiesto di proseguire e di cavalcare l'entusiasmo della partita con il Catania e di continuare a giocare con quello spirito, con quella voglia e con quella personalità che c'è stata nella partita di domenica. Inizierà un ciclo importante. Per noi non è concluso ancora il girone d'andata, perché avremo da recuperare la partita con il Bisceglie e la partita di Castellammare. E quindi sappiamo che in questo mini ciclo che ci metterà alla frusta dal punto di vista fisico, però ho la fortuna di aver recuperato un po' di calciatori che, anche se non saranno al massimo, ma questo mi permetteranno di cambiare la strategia di gara e di gestire il minutaggio di ogni singolo calciatore. Quindi siamo pronti, ora la massima concentrazione per la partita di Pagani e poi una alla volta affronteremo le altre partite. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi. In prima serata alle 21.30 torna il viaggio nella musica di Teleprima con i Parade 91, quindi i migliori successi più ascoltati non solo del 2021 ma anche tornando indietro del 1991, quindi mi raccomando non cambiate canale. Intanto a domani mattina alle 6.55 live, come sempre, con la rassegna stampa di Teleprima. Buona serata.